vecchio che metteva sul cavallo, lui si fermava nei conventi francescani. Che era capitano, è portato, non so, tanti d'articoli. Io vi dico che per questo nome del Vitto frate Giacomo, due persone da Saltara non poteva per loro modo andare diritto. Quindi erano tutti. Il territorio non è solo la terra, ma è l'arte, la cultura, la storia. Diciamo che i cammini adesso è interessante con Giovanni Tomosi. Che è un posto sperduto, lontano da Tanicò. Ha trattato proprio male. E poi, come dice Cimarelli nella storia di Urbino, dice: Montebello, contea di più conti sfortunati, perché Francesco Maria II ammazzò due conti in fila. Prima stati, che quella dice che l'ha reso così bello con quegli affreschi eccetera, è lui che l'ha commissionato, questo conte Stati. Dopo questo conte Stati è stato accusato di aver attentato insieme al cognato, che è il conte Bonarelli, che era più dolciano, è stato accusato di aver tramato contro di lui. Rispondi pure, sì, sarà. Per Giulio, no. Dove ci tuffavamo, ecco. La gorga del Virello. La gorga del Virello. Viene giù il fiume, batte contro questa roccia, il tufo. E qua il punto è lì. Qua c'era una spiaggia normalmente. Sì, noi dovevamo scendere lì e questo è il punto invece dove quei Dorciani e quei Montmaggiore saltavano nella buca che si forma lì, perché il fiume arriva, sbatte in quella pietra, porta via dal fondo il materiale, lo deposita più avanti e crea quest'argine che consente di attraversare e la buca ci consente, ma non di fare il bagno. Torniamo a raccontare che era un'idea
avere contatti, con un clic si aprono, con un clic autoreferenzialmente si chiudono. Dobbiamo recuperare i rapporti, ma dobbiamo anche recuperare il significato anche della nostra camminata di oggi, perché alla partenza ci vedevi arrivare sgranati o a piccoli gruppi e si notava che godevi al pari di noi della gioia sudata del cammino che non potevi fare. Predilige, non vuole l'amore diretto, preferisce l'amore che gli arriva indirettamente attraverso le persone. A tua madre e a tutta la famiglia grande. Grazie. No, ti ho sempre conosciuto tramite quello che mi diceva lui, no? Mi raccontava questa cosa di questa persona, no? Così. Mi raccontava sempre in maniera positiva di te, poi ci siamo conosciuti dopo che sei andato e te sei stato già parlato della cultura e mi hai proposto questo progetto che diciamo, ho detto, sicuramente mi ha fatto piacere perché mi ha detto comunque sia, se uno lascia qualcosa non muore mai, no? Allora grazie per aver dici di una certa importanza che hanno trasformato un po' la storia di Molesso, no? Una volta non dovrà andare in una stazione. Cosa è un progetto? Come partenza San Pasquale di Bailò, che adesso è diventato anche il patrono di terre rovesche, verso il convento di San Giovanni Battista, che è i Cappuccini di Corinaldo. Dobbiamo andare a queste Rupoli. Ah, questa? Sì, dove la bomba, vedi lì, che è la camicia. Apollo e Daphne. Il dio Apollo era fissato da vetuta buon mercato. Apollo esita pure. Tanto per dire, dirà tutta. Lui c'è il maschio. Voi dovete fare anche voi.